Salve a tutti e bentrovati a Nuova Pillola di Benessere. Oggi rispondo ad una domanda di una telespettatrice che mi ha chiesto cosa ne pensassi del seitan. In realtà il seitan è un ottimo alimento, soprattutto consumato dalle popolazioni orientali. Infatti i giapponesi ne sono ghiotti e in Giappone il seitan si chiama kofu. È un ottimo alimento costituito da proteine vegetali ed è una valida alternativa alla carne per soggetti che hanno deciso di eliminare del tutto i prodotti di origine animale. Tant'è vero che volgarmente il seitan viene chiamato la carne dei poveri. Come si ottiene? Si ottiene da una particolare preparazione della farina di frumento dal quale viene esaltato, comunque aumentata, la quantità di glutine, che è l'elemento chiave che va a costituire appunto questo alimento, che però dal punto di vista nutrizionale è davvero un buon alimento e anche abbastanza valido. Vediamoli insieme. 100 g di seitan apportano 168 kcal. Ovviamente di queste calorie in questo alimento avremo anche una buona quantità di acqua, e per quanto riguarda invece la costituzione dei nutrienti vediamo come 36,1 grammi sono costituiti da proteine che ovviamente sono tutte proteine di origine vegetale. A seguire abbiamo una discreta quantità di carboidrati, 5,2 grammi, e un'esigua, quasi irrisoria, quantità di grassi. In realtà, pur essendo costituito da proteine vegetali, quindi proteine valide, presenta anche dei limiti questo alimento. Infatti, partendo proprio dalle proteine, possiamo dire non tutti gli alimenti, gli amminoacidi essenziali sono in esso contenuti, così come i carboidrati, pur essendo presenti in una esigua quantità, sono carboidrati che fanno sì che questo seitan abbia un indice glicemico molto alto. Inoltre è abbastanza carente di vitamine e sali minerali, anche per via della particolare elaborazione attraverso il quale si ottiene. Quindi il seitan è un buon alimento se viene abbinato e collocato anche nella giusta maniera temporale all'interno di un pasto. Voglio dire che è bene se lo abbiniamo a dei cereali, che sicuramente andranno a completare quello che sono gli amminoacidi essenziali, ad altri tipi anche di cereali, e soprattutto deve essere strettamente abbinato anche a dei tipi di verdura, sia cruda che cotta. In realtà, per quanto potrebbe anche risultare comodo farlo a casa, ormai in quasi tutti i supermercati si trova, e lo si trova nella comune forma a fette, oppure lo si può trovare anche a bocconcini oleofilizzato. In realtà potrebbe in generale essere una valida alternativa per sostituire anche le proteine, per far sì che non si possano andare a consumare sempre solo le proteine di origine animale. Però, ripetiamo, ha comunque dei piccoli limiti, senza però dimenticare che potrebbe essere anche un alimento che spesso lo possiamo consigliare per esempio anche nei soggetti anziani, oppure lo possiamo consigliare anche nei bambini, non ci sono controindicazioni, ma anche nelle donne in gravidanza, così come può essere consigliato anche nei soggetti che soffrono di ipercolesterolemia, in quanto si è visto che il seitan riesce a ridurre il quantitativo di colesterolo ematico, ed è buono anche per le donne in menopausa, che va a limitare anche quelli che sono alcuni sintomi o comunque segni che le donne in menopausa di solito riportano. Quindi, ricapitolando, possiamo dire che sicuramente le donne in gravidanza, bambini, adolescenti e anziani possono assumere questo alimento, che è vero e proprio anche una carica energetica e spezza fame, dà anche una sazietà abbastanza prolungata, mentre deve essere evitato dai diabetici per via dell'indice glicemico molto alto, e ovviamente deve essere eliminato dai soggetti, non deve essere consumato dai soggetti celiaci, in quanto essendo costituito da glutine sicuramente i soggetti affetti dalla celiachia non possono assolutamente consumarlo. Anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato, io vi ricordo la nostra pagina Facebook e il canale YouTube dove trovate tutte le puntate sinora andate in onda, e ringraziando Luca Chito in regia vi do appuntamento alla prossima pillola di benessere. Arrivederci!